Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va, e anche tu fa così. Questa pagina evangelica, molto conosciuta, bellissima peraltro, riassunta col titolo della pagina del Buon Samaritano, cari amici, toglie ogni alibi a un cristianesimo ridotto a idea, a pura teoria. Toglie ogni alibi a tutte le scuse che ci troviamo quando vogliamo dire: ma noi non sappiamo come mettere in pratica il Vangelo. Ma che significa mettere in pratica il Vangelo oggi? La parabola del buon samaritano sta lì a ricordarcelo in maniera lapidaria. Tra l'altro è una parabola che ulteriormente provoca ogni visione di un cristianesimo ridotto a cultualismo, non il culto reso a Dio che si trasferisce e si concretizza nel culto reso alla persona umana, perché Dio è venuto per la persona, per ciascun volto, per ciascuna persona. Ma questa pagina è un ulteriore attacco a ogni fariseismo, a ogni religiosità ridotta a mero cultualismo, che addirittura vuole esprimersi allontanandosi da quello che è l'aiuto concreto alle persone. Ecco, questa pagina è una pagina che esige da noi una seria verifica, quanto siamo in grado di assumerla come provocazione a una pratica di vita. Infatti non vi meravigli se in questa pagina per diverse volte è contenuta la domanda: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa devo fare? L'aveva detto anche il giovane ricco nel momento in cui incontrò il maestro, il rabbino di Nazareth. Noi siamo convinti che il cristianesimo non si riduce a una morale, non si riduce a un fare. Siamo convinti davvero che noi non possiamo conquistare la vita eterna, che la vita eterna non è il prodotto delle nostre azioni, non è il prodotto del nostro fare. Però attenzione, se siamo convinti di questo, siamo convinti, e questa pagina è chiara al riguardo, che non possiamo poi pensare di non fare nulla e così entrare nella vita piena, nella vita eterna. La vita cristiana che ci mette in piena comunione con Dio è anche basata sul nostro fare, e il fare segue la nostra comunione con Lui. Anzi, vorrei dire, il nostro fare, la nostra condotta di vita, la nostra operatività radicata in Gesù è uno dei segni più concreti che abbiamo preso sul serio la vita di Dio in noi. Allora questo Signore si accosta a Gesù, non è uno sprovveduto, è un maestro della legge: che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù sinteticamente si richiama all'Antico Testamento. Che cosa trovi scritto nella Torah che Dio ha consegnato a Mosè? Ama Dio, ama il prossimo, ama con tutto il cuore Dio, e il segno dell'amore di Dio è l'amore del prossimo. Questi 2 comandamenti sono strettamente congiunti. Va e regolati così e fai così. E chi è il mio prossimo?
chi è il mio prossimo? Ecco, una domanda che non è tanto per capire chi veramente è il prossimo. Questa è una delle famose domande che diventano quasi un cavillo per trovare degli alibi, per trovare delle scusanti. Tra l'altro, questo maestro che si accosta a Gesù sapeva benissimo che nell'antica pagina, nell'Antico Testamento, il prossimo era innanzitutto il connazionale. E voi capite come questa pagina del Vangelo di Luca va molto più avanti, un po' come quando Gesù in Matteo dice: Mosè vi ha detto, ma io vi dico. Questa pagina ci dimostra che il prossimo non è il connazionale, o perlomeno non si riduce al connazionale, men che meno alla persona amica. Il prossimo è chiunque tu incontri e trova in te uno che si fa prossimo. Ecco il cuore dell'insegnamento di questa pagina. Alla fine avete visto la domanda: non questo è il tuo prossimo, ma chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo? Allora ecco perché il Cardinal Martini riassumeva e proponeva a Milano, ma non solo, una lettera pastorale molto famosa che aveva per titolo Farsi prossimo. Farsi prossimo. E allora torniamo a questo racconto. Questo malcapitato era un episodio che poteva abbastanza sovente accadere lungo il tratto che portava da Gerusalemme, portava fino a Gerico, con un dislivello di quasi 1100 metri dal livello del mare, un percorso di circa 27 chilometri con dei tratti dove era facile essere soggetti agli assalti dei briganti. Quindi niente di nuovo accade, è un episodio solito, chi percorreva quella strada sapeva che questo poteva capitare, ma quest'uomo viene ridotto proprio male, viene lasciato in fin di vita. E la cosa strana è che passano due persone addette al culto, un sacerdote e un levita, lo vedono ma passano oltre. Come ci fa male questo? Come ci fa fare un'autoverifica? Come ci fa fare un serio esame di coscienza? Ecco, due persone addette al culto che vedono ma non vedono, che vedono e passano oltre, se ne lavano le mani, non si vogliono sporcare le mani, non hanno capito che il vero culto a Dio è dare una mano al prossimo, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente. E invece un samaritano, che di per sé sarebbe stato in qualche modo, virgolette, giustificato, è uno straniero, è uno tra l'altro che è considerato un eretico, uno dal quale tu non ti aspetti una cosa del genere, uno che vedendolo a terra poteva dire è un mio nemico o io gli sono nemico, ma che mi importa a me, sono passati gli altri avanti, passo anch'io. E invece vedete Luca con quanti verbi descrive l'operatività di quest'uomo: si ferma, cioè si lascia da parte quello che stava facendo. Certamente non è che stava camminando così, aveva una direzione, aveva una meta, aveva un suo da fare, eppure si ferma, si piega su quell'uomo e fa un primo pronto soccorso, come si faceva all'epoca, con l'olio lenisce le ferite e con il vino in qualche modo le purifica, le disinfetta, cioè si prende carico. Attenzione, questa pagina ci sta dicendo che quando si ama, amare significa prendersi carico, prendersi cura, prendersi a cuore, fare qualcosa per la persona, chiunque essa sia. Lui non è andato a chiedere la patente di buona condotta, non è andato a vedere, ad assicurarsi, fammi vedere, casomai fosse un mio amico che è incappato in questo disastro. No, si è chinato, lo ha in qualche modo aiutato e poi, non contento, lo ha caricato sul suo giumento e lo ha portato una locanda e ha raccomandato, dopo che per un giorno se ne è preso cura di lui, ha raccomandato, mentre tornava alle sue cose, ha raccomandato all'albergatore di continuare a prendersi cura di lui con amorevolezza e lui ci avrebbe rimesso di tasca sua. Ecco, miei cari, allora quando arriva la domanda chi ti sembra sia stato il prossimo, e quel maestro forse toccato nella sua saccenteria, nella sua superbia, o forse nel suo nella sua religiosità un po' ristretta, quando dice è stato colui che si è preso cura, difatti ha riconosciuto effettivamente chi è stato il prossimo, chi si è fatto prossimo, allora Gesù di nuovo va e anche tu fa lo stesso. Cari miei, questo invito di Gesù viene a tutti noi. Ecco che cosa significa una chiesa che si fa prossima, si fa vicina. Ecco che cosa significa un Vangelo incarnato. Ecco che cosa significa dei cristiani che prendono veramente a cuore le situazioni. Mi colpì quando un intellettuale italiano, non credente, qualche anno fa ha scritto un libro volendo commentare questa parabola, e lui era riuscito a fare il conto e aveva detto che nella nostra vita forse riusciamo ad aiutare 200 persone, non di più, se viviamo sufficientemente a lungo e se ci diamo da fare. Mi ricordo che quando ci fu questo commento alla televisione io rimasi sconcertato, dico: ma com'è possibile? Io posso aiutare solo 200 persone in vita? Certo, certo.
Ma volesse il cielo che tutti noi ci prendessimo cura nella nostra vita di tante situazioni che passano davanti a noi e verso le quali noi facciamo finta di non vedere, di non sapere, di non capire. Ecco, cari miei, Don Milani diceva: mi sta a cuore quando alcuni in Italia dicevano me ne frego. E questa parola me ne frego è una parola che è sempre ritornante, non ha solo una connotazione politica, qualche volta purtroppo ha una connotazione molto pratica, molto spicciola. Me ne frego, non mi interessa, non sono cose mie, riguardano gli altri, sono le istituzioni che devono intervenire. È vero, indigniamoci pure anche per le istituzioni che non fanno il loro ruolo o per i tanti che all'interno delle istituzioni hanno mancato proprio ai doveri professionali, alla etica professionale, però guardiamoci dentro, guardiamoci nel cuore, guardiamoci a casa nostra, guardiamoci una chiesa che troppo spesso va avanti di seduta in seduta, di consiglio in consiglio, di documento in documento, e non me ne voglia nessuno, sono tra i primi che dico che quando il Magistero parla anche attraverso i documenti noi abbiamo il dovere non solo di leggerli ma di farli capire e di educare il nostro popolo a quei valori richiamati da quei documenti. Ma la vita cristiana non è fatta di documenti, non è fatta di carte, la vita cristiana è fatta di operatività nell'amore, l'amore che diventa premura, e la premura in tutte le sue sfaccettature, la premura che diventa interessamento, che diventa una parola buona, che diventa un buon consiglio, che diventa un primo pronto soccorso. In quante situazioni noi non potremmo risolvere tutta la situazione, ma il fatto che non possiamo risolvere tutta la situazione, non possiamo risolverla da sole, non ci giustifica, non ci esime dal fare quello che ciascuno di noi qui e ora può fare per dare una mano all'altro. Se non ritorniamo a questa essenzialità, se non ritorniamo a questo Vangelo incarnato, se non ritorniamo alla consapevolezza che per amare Dio abbiamo una sola strada su questa terra, quella che ha seguito il Figlio stesso di Dio quando è venuto in mezzo a noi, quello di farsi prossimo e di amare con tutte le sfaccettature dell'amore, della premura, della compassione, dell'aiuto concreto, della solidarietà, della vicinanza, di mettere mano alla tasca, di sporcarsi le mani, di coinvolgersi, di passare magari anche un guaio, giustamente, non nella illegalità, ma perché ci si è dati da fare per qualcuno e non siamo stati capiti. Ecco, se non ritorniamo a questa essenzialità, noi abbiamo tradito il Vangelo. E quando busseremo alla porta di Dio e diremo: ma io ti ho incontrato, ma io ho fatto questo, ma io ho pregato, io ho celebrato, io ho detto messa, io sono stato al rito, lui ci dirà: non ti conosco, perché avevo fame, avevo sete, ero nudo, malato, in carcere, e tu non mi hai riconosciuto. Andiamo, me per primo che vi parlo, e tutti voi, e facciamo come ha fatto il Samaritano.